benvenuti a un nuovo appuntamento con il rotocalco ADN Kronos. Chiara è una delle migliaia di persone costrette all'invisibilità a rinunciare alla propria vita per prestare cure e assistenza a un proprio familiare gravemente disabile. Abbiamo raccolto la sua storia. Il servizio. È ai domiciliari da 5 anni, ma non ha commesso nessun reato. Chiara è una delle migliaia di caregiver familiari, persone costrette all'invisibilità, a rinunciare alla propria vita, festività, vacanze, vita sociale, a volte anche a un'adeguata alimentazione, per prestare cure e assistenza senza soluzioni di continuità, 24 ore al giorno per 365 giorni l'anno, ad un proprio familiare gravemente disabile. Mio figlio, che aveva già una disabilità molto grave, è peggiorato ed è stato costretto, ormai è allettato, ad entrare in ADI, assistenza domiciliare integrata, ossia un tipo di assistenza che mi dà la ASL, per cui ci sono delle figure infermieristiche e sanitarie che lo seguono, però queste figure possono operare soltanto in compresenza con un caregiver familiare. Essendo io vedova e con nessun parente vicino, in pratica devo stare 24 ore su 24 a casa a seguire mio figlio anche quando operano queste figure. A Chiara la ASL da poco garantito l'assistenza per una notte a settimana e un'altra riesce a pagarsela da sola. Le altre 5 è solo lei ad occuparsi di tutte le necessità del figlio. Questo insomma ha comportato una certa usura anche della mia salute. Sono soprattutto donne, mogli, madri, sorelle, figlie, persone che spesso finiscono per ammalarsi a loro volta e alle quali lo Stato non riconosce alcun beneficio, né un'indennità, né una copertura previdenziale, né il diritto al prepensionamento, malgrado la loro fatica faccia risparmiare tempo e notevoli risorse alla sanità pubblica. Hanno quindi deciso di rivolgersi alla legge per rivendicare il diritto, che esiste in quasi tutti i paesi europei, al riconoscimento del lavoro di cura. In Italia la figura del caregiver familiare non esiste, comincia a spuntare in qualche legge locale, ma in realtà non come risposta a dei diritti soggettivi, ma soltanto attraverso dei riconoscimenti molto limitati, che in realtà sono anche offensivi, perché corrispondono soltanto ad un obolo di poche decine di euro e non corrispondono effettivamente all'intensità assistenziale che il caregiver familiare offre. E quindi si partirà con questi ricorsi da Milano, poi Roma e poi Palermo, nella speranza che finalmente si veda riconosciuta la figura del caregiver familiare. Dietro di noi c'è un ottimo team che sta lavorando. Sono 30 anni ormai che le famiglie dei caregiver e i caregiver stessi cercano un riconoscimento da parte dello Stato della loro essenziale funzione che svolgono. Oggi siamo stati costretti ad andare in tribunale per cercare di ottenere questo riconoscimento, stante il silenzio del mondo politico che più volte è stato interpellato senza però molto successo. I più importanti stati europei, Francia, Germania, ma anche quelli di nuova adozione europea, abbiano delle norme in materia sui caregiver. La nostra Costituzione, ricordiamo, prescrive l'articolo 3, il 32, il diritto alla salute. Tutti questi precetti costituzionali vengono quotidianamente disattesi da parte del nostro Stato, che non riconosce ai caregiver quanto di loro spettanza. A quella di Milano seguiranno le udienze di Roma e Palermo, per un totale tra ricorrenti e sostenitori di diverse migliaia di aderenti. Le rivendicazioni includono il riconoscimento di tutele previdenziali, sanitarie e assicurative, che consentano al caregiver familiare l'accesso ai diritti fondamentali dell'uomo, come il diritto al riposo, alla salute e alla vita sociale. Diritti finora negati. Diventare reporter di viaggio è la novità del concorso multimediale lanciato dal Libro dei Fatti 2014. Lo storico bestseller edito da ADN Kronos, giunto alla 24esima edizione, disponibile in libreria e in autogrill. Il mio ricordo è legato assolutamente ai viaggi che si facevano da giugno a fine settembre, inizi di ottobre. Io ho un ricordo bellissimo verso la strada che porta
a Longarone. Si partiva con questa Ford Taunus di mio padre, noi quattro dietro, mamma e papà davanti, e si andava da Augusta in provincia di Siracusa a Letojanni. Mio padre che guidava, che saliva per queste strade con i tornanti, io fra l'altro soffrivo sempre molto la macchina, però non vedevo l'ora di arrivare. E quindi vedevi da lontano, poi dicevi lì c'è Capomulini, lì c'è Acitrezza, Acireale, Fiume Freddo, Giardini Naxos. E io amavo stare con loro, per cui è uno dei ricordi più belli che conservo di un viaggio in macchina. Quel pezzo di strada che si faceva era già di per sé la vacanza, perché vedevi solo bellezza. D'altronde la mia terra è solo bellezza. Ricordi di viaggio che evocano luoghi, sapori, odori, che fissano nella memoria momenti di svago o avventure indimenticabili. Proprio il viaggio è protagonista della novità lanciata quest'anno dal Libro dei Fatti, lo storico bestseller edito da ADN Kronos dal 1991, archivio annuale della storia italiana e mondiale, raccontata come pura cronaca. L'edizione 2014, disponibile in libreria e in autogrill, lancia infatti una sfida ai lettori: trasformarsi in reporter di viaggio inviando un racconto, un video o una foto sul tema dell'alimentazione. Un concorso multimediale che, fra gli altri premi, offrirà ai vincitori l'opportunità di pubblicare il proprio lavoro nell'edizione 2015. Per il Libro dei Fatti, io ne conosco tantissimi di fatti, scrivete sul Libro dei Fatti, mandateci anche voi il racconto da dove vi pare, sui viaggi, racconto di viaggi. Ciao! Il viaggio, nell'epoca della globalizzazione, è metafora perfetta dell'informazione. Tutto corre veloce, tutto è raggiungibile e accessibile, i luoghi come le notizie. E sulle autostrade telematiche il traffico è un flusso indistinto, dove è difficile orientarsi e selezionare la qualità delle notizie, sovrastata e confusa dalla quantità, dove l'accesso alla rete diventa eccesso. Per questo il Libro dei Fatti, dopo 24 anni e una diffusione di 4 milioni di copie, continua a rappresentare un punto di riferimento per un'informazione certificata alla fonte. Grandi eventi politici e di cronaca, cultura, religione e sport, ma anche dati e statistiche utili per studiare, lavorare e viaggiare. Gli eventi più importanti che hanno segnato in Italia e nel mondo il 2013, dalle elezioni di Papa Bergoglio al doppio mandato di Napolitano, alle elezioni politiche, alla conferma di Obama alla Casa Bianca. I fatti principali dei primi mesi di quest'anno e alcuni approfondimenti su temi di attualità, dall'Expo 2015 alle eccellenze del Made in Italy fino al semestre italiano di presidenza europea, con il contributo dei loro principali protagonisti, a partire dal Premier Matteo Renzi. Informazioni da sfogliare ma anche da consultare sul proprio tablet in versione ebook o da portare in tasca grazie alla app. Tre cuochi non professionisti sperimentano a Roma un format innovativo nel mondo della ristorazione. Vediamo quale. C'era già il temporary store e anche il temporary manager, ma nessuno ancora aveva sentito parlare di temporary chef, non un cuoco di professione, ma un professionista prestato ai fornelli, e solo per un periodo. Insomma, uno chef a tempo. Un'idea nata per gioco che è già diventata un format innovativo nella ristorazione. A lanciarla, un manager impegnato, una giornalista sportiva e una food blogger, che per tre giorni alla settimana, fino a ottobre, si alternano nella cucina di un ristorante romano. Risultato? Un'offerta gastronomica per tutti i gusti e un calcio alla crisi. Credo che in questo periodo in cui tutte le cose sono abbastanza temporanee a tempo determinato, era stata pure una buona idea, insomma, una cosa legata ai tempi, di creare un format del genere. Infatti l'idea appartiene a una nostra carissima amica in comune, Raffaele Ghislandi, per riuscire a promuovere, a lanciare dei locali. In questo format propongo i piatti, i menù a base di pesce povero, che un pochino sottovalutato e magari poco amato, però secondo me elaborandolo si riesce a ottenere degli ottimi risultati anche a costi molto contenuti. E quando lo chef è a tempo, anche la cucina vegana si colora e in sala c'è il pienone. Un'esperienza ovviamente che nasce da una grande passione, che è quella per i fornelli e per la cucina, per una proposta, la mia, che è, diciamo, sicuramente particolare perché è cucina vegana. Il progetto dei Temporary Chef ovviamente è un progetto innovativo perché è di chef non professionisti, però uniti. Questo fil rouge che ci unisce è proprio la grande passione per la cucina e anche per una proposta dinamica. In uno stesso ristorante, qui siamo da Assaggi d'Autore,
in giornate diverse si può mangiare cose diverse. Abbiamo visto che in effetti la curiosità è forte e soprattutto la proposta che faccio io di cucina è una cucina molto colorata, molto varia. Se poi ai fornelli arriva un manager, l'innovazione è assicurata. Questo progetto coniuga una serie di fattori che sono legati alle emozioni, alle passioni di noi tre, a un format, come dire, estremamente intrigante. E ci vuole anche la partecipazione di gente come questo ristorante, che poi ti consente eventualmente di esprimere quello che è un piacere, una passione. Penso che unire la tradizione romana, che sono i rigatoni alla carbonara, con questo pezzo di pesce unito alla tradizione culinaria romana funziona. Questa carbonara di pesce sta funzionando abbastanza. Sono convinto che poi il titolare sia soddisfatto, visto che quando cuciniamo è sempre pieno di gente. C'è già chi scommette sulla prossima edizione dei Temporary Chef. Del resto, anche il titolare del ristorante è un professionista a suo modo prestato alla cucina. Oltre alla mia professione, naturalmente, di avvocato, siamo imprenditori in altri settori e da 6 anni ci siamo dedicati a questa attività particolare di ristorazione. E accogliere nella propria casa i 3 temporary chef è un'esperienza bellissima, proprio perché insieme a loro, ecco, viviamo le emozioni, le cose che con i professionisti in cucina non si hanno. Un'esperienza che io vorrei che continuasse per più tempo. Forse il temporary chef non diventerà un cuoco di professione, ma di sicuro sarà sempre meno a tempo e sempre più gettonato. Ed ora, come di consueto, la settimana dei fatti. Zaino e spalle, armati di coraggio, 30.000 giovani scout italiani attraverseranno a piedi città e villaggi nelle 20 regioni del paese per ritrovarsi nel parco regionale di San Rossore, a Pisa, e dare vita a una città delle tende, con un obiettivo: costruire un futuro migliore. È la Route Nazionale 2014. Dall'1 al 6 agosto si ritroveranno e cammineranno sulle strade di coraggio dell'Italia, su luoghi significativi, insomma, della storia dell'Italia, in oltre 456 percorsi su tutto il territorio, e appunto dal 7 al 10 agosto ci ritroveremo tutti 30.000 a San Rossore, dove costruiremo la città delle tende. Anche 200 ragazzi e ragazze stranieri prenderanno parte a questa esperienza fatta di condivisione, responsabilità, cittadinanza e di tanto coraggio. Il coraggio è, fra tutte le virtù umane, quella su cui poggia veramente la capacità di futuro. È per questo che noi abbiamo scelto di consegnare ai ragazzi, ai nostri ragazzi, ai ragazzi dai 16 ai 21 anni che sono parte della nostra associazione, il compito di ricercare in questo tempo il senso nuovo da dare a questa parola. Un cammino per conoscere i territori italiani e le loro problematiche, ma anche per crescere e diventare protagonisti del cambiamento. Lottare contro ogni discriminazione e pregiudizio, questo è l'obiettivo del sindaco di New York, Bill de Blasio, primo cittadino di una delle metropoli più multiculturali al mondo. Una missione condivisa con l'ex ministro dell'integrazione, Cécile Kyenge, con cui de Blasio ha avuto un colloquio privato a Roma in occasione delle sue vacanze italiane. Diritti delle minoranze, cittadinanza e contrasto alla povertà, le battaglie portate avanti dalla Kyenge e da de Blasio, rappresentanti di 2 società multietniche che ogni giorno si confrontano con episodi di razzismo, xenofobia e sessismo. La città di New York mostra molto interesse di queste idee. Siamo una delle città più multiculturali nel mondo e questo è un grande successo. Abbiamo visto molto chiaramente che la diversità è un punto di forza. Parlando ai cronisti, il sindaco della Grande Mela ha invitato Papa Francesco nella sua città. Il pontefice ci ricorda che dobbiamo abbracciare tutte le persone che scappano dalle violenze e dalla povertà, un messaggio che deve essere ascoltato anche negli Stati Uniti. La Kyenge si è congratulata con de Blasio per l'impegno a fornire un documento d'identità a tutte le persone che vivono a New York per poter fruire di tutti i servizi pubblici e auspica l'introduzione di un documento simile anche in Italia, così da garantire agli invisibili diritti e opportunità.
oltre 250 partite in 33 anni di attività, coinvolgendo migliaia di spettatori e contribuendo a raccogliere alcuni milioni di euro. Sono i numeri della Nazionale Parlamentari, nata da un'idea dell'onorevole della Democrazia Cristiana Cirino Pomicino, grande appassionato di calcio e tifoso del Napoli, che volle riunire i colleghi nel nome dello sport e della solidarietà. Da allora diversi parlamentari di ogni schieramento politico si ritrovano di solito il martedì dopo i lavori d'aula presso il centro sportivo militare dell'esercito alla Cecchignola di Roma, con qualunque tempo, secondo la regola consolidata che accomuna gli onorevoli in questo appuntamento e nell'usuale cena che segue immancabilmente alla fine di queste sedute. La partita delle riforme, quindi, dopo le animate discussioni in aula, si gioca fra i parlamentari dei vari schieramenti anche su un campo di calcio e a tavola nel terzo tempo. Questa è una bellissima esperienza perché siamo parlamentari di tutte le regioni d'Italia, parlamentari di tutti i partiti che trovano accordi, trovano affiatamento molto molto efficace, visto che vinciamo anche qualche partita. Ultimo impegno della squadra allenata da Giancarlo De Sisti, quello contro la rappresentativa della Guardia di Finanza, disputata al centro di Villa Spada a Roma e persa per 2-0, malgrado le buone prestazioni di Cassano del nuovo centrodestra e di Angelo Tofolo del Movimento 5 Stelle, assenti diversi parlamentari del Partito Democratico, impegnati fino a tarda sera in un'assemblea del partito. Fra questi si è fatta particolarmente sentire l'assenza di Luca Lotti, uno dei calciatori migliori a dell'allenatore. Gioacchino Alfano, che è un ottimo difensore. Tecnicamente c'è Peretti, che gioca abbastanza bene, c'è dei nuovi, c'è Luca Lotti, c'è Pellegrino. Sempre meno frutta e verdura nel menù degli italiani, neanche un chilo al giorno a famiglia, ben al di sotto di quanto raccomandato dall'Organizzazione Mondiale della Sanità. E il trend, rileva la Coldiretti, non è positivo. I consumi sono scesi di oltre il 30% rispetto agli ultimi 15 anni. Si tratta degli effetti della spirale recessiva tra deflazione e consumi, spiegano dalla Confederazione Nazionale, che sta mettendo a duro rischio le imprese oltre alla salute generale. Questa era l'ultima notizia, vi ricordiamo che se volete rivedere i nostri servizi basta collegarsi al sito adncronos.com, sezione multimedia. L'appuntamento con il rotocalco è invece per la settimana prossima. Arrivederci.